Allora, la tecnica che stiamo vedendo qua per realizzare questo vaso è definita e detta tecnica del lucignolo o del colombino. È una tecnica che è stata scoperta, praticamente è stata adottata la prima volta in Cina, in una regione della Cina. E siccome risale a prima della scoperta della ruota, quindi quando non c'era il tornio, tutta la lavorazione va eseguita a mano, allungando l'argilla in questo modo. E attaccando un anello sull'altro, così. La particolarità di questa tecnica che poi abbiamo, lavorando in questo modo, avremo una susseguirsi di impronte del pollice che va a schiacciare, a fare pressione per poter attaccare. Questa risale appunto a prima della scoperta della ruota, quindi è definito come periodo neolitico. Neolitico che va sui 7-8 mila anni fa. Ogni tanto va fatta un'operazione importante. Bisogna lisciare un po' tutti gli anelli nella parte interna per consolidare, per far sì che non si stacchi. Una volta venivano lisciati anche all'esterno, però praticamente non è il mio caso, perché lasciare queste impronte rimane molto più fresco. Ecco, qui stiamo facendo una forma risalente al 7-8 secolo avanti Cristo, quando vi metterò le applicazioni, vi accorgerete di queste particolarità, di queste forme. Questo lo chiuderemo completamente . Ecco un altro particolare: reperti di questo tipo di lavorazione, che poi è stata la prima in assoluto, il primo modo di foggiare, sono stati ritrovati nella città di Uruk, che si trova fra l'Iran e l'Afghanistan, risalenti a 4.000 anni avanti Cristo. Ecco, la tecnica del lucignolo, per il suo modo di essere, perché non è proprio perché viene fatta così a mano e senza il tornio, si può fare qualsiasi forma, quindi io mi allargo anche con questa tecnica anche alle figure, perché poi con la mano, a seconda della posizione della mano, io chiudo o apro e quindi gli do la forma. Se vogliamo far vedere un esempio, scusa un attimo, questa è una tecnica bellissima, perché vedete, appunto, si può realizzare anche una figura, anche delle forme strane, quadrate e quadrate. Questa è l'operazione che dicevo che bisogna necessariamente fare per consolidarlo, perché quando si va a asciugare o anche durante la cottura, gli anelli si possono staccare.
studiamo? E come lo chiudiamo? Prepariamo il colombino bagnato e poi andiamo a lavorarlo in questo modo. Mentre quando siamo più giù, ogni giro bisogna staccare, perché sennò verrebbe a forma elicoidale. Qui per chiudere dobbiamo chiudere e quindi abbiamo la necessità di fare questa operazione, in questo modo. Ecco. Poi eventualmente ci aggiungiamo qualcosa qua per il sistema. E questa è la prima parte. Poi dovremmo fare questa operazione, aggiungerci appunto le applicazioni. Ecco. Lasciamo così. Ora, con l'ausilio della barbutina, che non è altro che argilla liquida, andremo ad attaccare questa bocca. Però facciamo un'altra cosa. In questo modo avremo una superficie maggiore che ci darà maggiori garanzie. E applicato in questo modo qua. Ecco, ricorriamo a questo sistema. Vi faccio dei segnetti, così la barbottina entra anche qua dentro. Ecco.
Ovviamente poi quando si sarà indurito io taglierò questo pezzo centrale e quindi lo si può anche utilizzare. Ecco così. Ma bisogna fare un po' piano, delicatamente, perché siccome è ancora morbida l'argilla, va a finire che roviniamo la forma. Magari per fare meglio possiamo fare un'altra cosa, ci possiamo aggiungere un anello di argilla in questo modo, ecco, come per fare la pasta praticamente, allungare l'argilla come per fare la pasta. Ora appena si indurirà un po' di più, poi andremo a sistemare meglio un po' il tutto. Adesso possiamo pensare di... Io ho preparato già... un manico, che adesso non so ancora come fare, però lo vedremo strada facendo. Forse è meglio che questo... Anche qui si cerca sempre di creare una superficie sempre maggiore per poter essere sicuri di attaccarlo bene. Ecco, così. Vediamo un po'. Forse meglio qui. È una sorta di teiera, grosso modo. Anche qui faremo la stessa operazione. Vediamo dove andrà a finire. Mettiamo dritto.
scivola un po' via. Provvisoriamente lo fermiamo. Penso che dobbiamo lasciarlo così e poi lo sistemo quando sarà un po' più indurito, perché sennò non riusciamo a farlo per bene. Ecco, questa è la tecnica dell'uncino. Penso di aver risolto il problema, di aver fatto una bella foto. Grazie per l'attenzione e pezzo è finito.